Allora, martedì prossimo alle ore 18, se non sbaglio, c'è il consiglio comunale. Esatto. Ho letto la relazione che mi hai mandato sull'SST, mi sembra particolarmente significativa. Ti saremo grati se ci fai una sintesi di questa relazione. Chiaro, tutto parte dalla chiusura del bilancio dell'SST dell'annualità 2010, nella quale chiude con una perdita di circa 657.000 euro, nonostante che SST abbia fatto risparmiare il comune con notevoli risorse proprio per l'affidamento dei servizi. Il comune non riconosce dei crediti ritenendoli inesigibili solo per il semplice fatto che non è mai stato messo a bilancio una posta per pagare il dovuto, e quindi ritenendoli inesigibili il nuovo consiglio di amministrazione pensa le grandi menti e capacità che hanno, nominato il 5 agosto, in tre giorni, l'8 agosto, adotta questo nuovo bilancio. Ovviamente io in commissione li ho ripresi perché i due bilanci, quelli del vecchio e del nuovo consiglio di amministrazione, portavano degli errori. Ovviamente perché cambiando il bilancio hanno fatto copia e incolla, non lo hanno letto il nuovo consiglio d'amministrazione, lo hanno adottato così e c'erano parecchi errori, cioè di materiali, nel senso che... Scusa, stai dicendo che il nuovo consiglio d'amministrazione di SST non ha neppure letto il bilancio? Bah, io l'ho letto e ho trovato questi errori, una mezza dozzina, che riportavano le stesse cifre nella nota integrativa del vecchio consiglio d'amministrazione e non del nuovo, così come era stato cambiato nel bilancio, e quindi... li ho rimproverati perché vengono pagati con i soldi dei cittadini, 2000 euro il presidente e 1000 euro al mese il componente del consiglio di amministrazione, quindi come cittadino, non solo come politico, ritengo e pretendo che siano più seri e meno superficiali. Un'altra frecciatina l'ho data comunque ai professionisti che hanno seguito il bilancio, i revisori dei conti, perché non possono chiudere il bilancio dicendo che è tutto a posto del vecchio consiglio d'amministrazione, poi sul nuovo consiglio d'amministrazione dicono che è tutto a posto e che va bene così, perché questi crediti, se erano inesigibili, lo erano anche prima. È vero che è venuta una lettera da parte del comune che dice l'inesigibilità, ma io non ci credo se fossi il titolare che vanta il credito, e farei in modo, attraverso delle indagini, quelle che la giurisprudenza ne consegue, di certificare che sono inesigibili. Questo non è stato fatto e a me questo ha fatto molto arrabbiare. In commissione, una commissione che ieri è finita alle 8:15, dopo 2 ore e 3 quarti di commissione, nella quale abbiamo proprio tirato fuori queste diciamo pecche che ha il nuovo bilancio, diciamo, il nuovo lavoro che ha fatto in tre giorni questo straordinario consiglio d'amministrazione, oggetto tra l'altro di una relazione del difensore civico regionale sui metodi, sui modi e sugli esiti dello stesso. Quindi io dico, questa è solo una piccola parte della nuova amministrazione Casson, che dimostra di continuare il metodo Romano Chiozzo nel fare le cose, perché non coinvolgere neanche l'opposizione su questa cosa, poi i nodi vengono al pettine e non possiamo stare zitti, perché se ce lo chiedevano prima di chiudere le cose, noi comunque avremmo suggerito, avremmo pungolato, avremmo portato il nostro apporto, che poi poteva essere più o meno ascoltato, ma perlomeno le mettevamo in guardia. Loro vogliono essere autonomi, autosufficienti, e questi sono i risultati. L'SST, a causa del comune, non di SST, chiude con un passivo di 657.000 euro anziché 280 come era il bilancio chiuso, e io credo che i bilanci non possono essere una materia astronomica o astrologica, non so come si dica, che in base agli allineamenti dei pianeti siamo in passivo o siamo in attivo. Io penso che sia una cosa seria, che riguardano le tasche dei cittadini, e che quindi chiedo al sindaco Cassone e a tutta la giunta una maggiore concentrazione e serietà sulle cose da fare. Io ti faccio una domanda, perché onestamente ho avuto modo di incontrare il sindaco e gli ho chiesto, ma come mai questa differenza? Cioè, prima il consiglio di amministrazione precedente chiude il bilancio in un modo e la nuova amministrazione non vuole chiudere in quel modo, sì. E lo mette come credito inesigibile. Cioè, non, francamente non lo dico per... proprio non capisco questa... come mai questo non volere, diciamo, riconoscere questo credito, perché in realtà effettivamente è un credito che SST ha nei confronti del comune, perché
Se prima il comune spendeva 1,6 milioni per l'energia e il calore degli edifici pubblici. Di più spendeva, sì. Adesso non mi ricordo la cifra precisa. È 200. E con il, diciamo, con SST c'è stato un risparmio. Certo. Il comune gli dà circa 1,3 milioni e mancano sti 300.000 euro. Non, è una cosa che non riesco, che non, francamente non la capisco. Allora te la spiego. Praticamente l'8 marzo e il 27 settembre il vecchio consiglio di amministrazione dice a Romano Chiozzo, era ex assessore Penso, quello che ha preso il mio posto. Ah, che, è bravissimo Penso. Infatti abbiamo visto i risultati. Che i servizi che devono essere dati a SST, e parliamo della riattivazione della Z4 come parcheggi, il riordino con permessi nel centro storico che portava altri 200.000 euro, i Rivavena che portavano altri 218.000 euro, e altri servizi che non sto qua a elencarli, non sono stati dati a SST come il comune doveva dare. Se non dà servizi, la delibera 324 obbliga il comune a trovare delle risorse economiche fino a un massimo del costo storico, che sono i 2 milioni e 100 che ti dicevo prima. Questo non è stato fatto. Ci sono state anche riunioni, perché ho parlato con il vecchio consiglio di amministrazione, che mi ha detto che aveva avvertito il segretario generale, il ragioniere generale, il sindaco e l'assessore. Quindi erano tutti informati, nessuno ha fatto nulla. È capitolata poi, Deo grazia, l'amministrazione Romano Chiozzo il 30 novembre. Sono state fatte dal settembre a novembre 5 variazioni di bilancio e nulla è stato fatto di inserire questi 377.000 euro che servivano proprio per andare a pareggio, e quindi oggi, se riconoscevano il credito, era un debito fuori bilancio, l'ennesimo della vecchia giunta, da quando c'era l'assessore Penso al bilancio, tra l'altro, che avrebbe portato una difficoltà a sostenere il patto di stabilità e quindi portava delle grandi problematiche all'amministrazione comunale. Questo ci fa dire che la mia relazione che ti ho inviato e che ti prego pubblicare è per rendere trasparente ciò che sta succedendo tra le quattro mura del palazzo nei confronti di politici che, invece di stare in mezzo alla gente, stanno sempre tra quattro mura e non si rendono conto della realtà. Ti ringraziamo bene. Ciao a tutti. Ciao.